Buonasera e buongiorno per chi ci ascolta in replica. Siamo nuovamente assieme per la trasmissione Classicamente Sonori e come potete vedere mi trovo in una cantoria. Questa è la cantoria del Duomo di Capodistria e alle mie spalle l'organo, un organo storico, che è l'organo costruito nel Settecento da Gaetano Callido. Scopriremo perché siamo qui nel corso della trasmissione, ma intanto andiamo a Bolzano, dove si svolge da 5 decenni un premio internazionale di pianismo. Si tratta del premio che porta il nome di Ferruccio Busoni. Tra i selettori di quest'anno, la madrina del pianismo sloveno, Dubravka Tomsic Srebotniak. Il concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni è uno dei più importanti concorsi a livello mondiale. A scorrere l'elenco dei premiati si incontrano nomi che oggi sono internazionalmente riconosciuti. Tra gli altri, nel 1961 c'era anche una giovane pianista, allora jugoslava, Dubravka Tomsic, che è oggi la capostipite del pianismo sloveno. Quest'anno, per la 59esima edizione, ben 411 candidati hanno segnalato il loro interesse a partecipare al concorso. 307 si sono effettivamente iscritti e 150 sono stati ammessi alle preselezioni. Tra i candidati che si sono esibiti nei concerti finali anche Giuseppe Guarrera, che è stato ospite della nostra trasmissione Sotto l'Olivo. Il concorso, oltre ad essere intitolato al compositore e pianista Ferruccio Busoni, le cui radici materne sono triestine, ha una storia importante e dei padrini d'eccezione. Allora, quando fu fondato da Michelangelo e Cesare Nordio, direttore allora del Conservatorio di Bolzano, era scoprire i talenti, no? Allora nel 49. Oggi non è più, non si può più fermarsi solo a scoprire i talenti, è molto più importante come connettere questi giovani talenti con la vita musicale internazionale, quella vera e propria. Allora uno deve ideare degli strumenti nuovi e questo è bellissimo, poter sulla base di una grande tradizione come lo rappresenta la Fondazione Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, ideare dei nuovi strumenti che incanalano questi giovani talenti, questi grandi interpreti di domani nella maniera giusta. Sì, è una realtà culturale sicuramente molto importante, anche perché insomma nasce nel 1949, quindi insomma è una delle tradizioni più radicate nel nostro territorio e allora si fece una scelta anche coraggiosa, perché insomma si veniva da un periodo difficile, ma una scelta coraggiosa che anche oggi è ancora vincente, nel senso che sicuramente la musica mette insieme i popoli, poi per questa terra si sa la convivenza è un aspetto molto importante e la figura di Busoni sicuramente è riuscita a creare questo ponte tra le due culture. È molto radicata,
però è anche molto cambiata in questi tempi. In fondo è cambiato il mondo, è cambiato anche il concorso internazionale Ferruccio Busoni. E infatti il Busoni non è semplicemente un concorso. Sotto la direzione di Kainrat si sta aprendo a direzioni molto interessanti che riguardano sia la scelta del repertorio che la composizione della giuria. Lavorare per un concorso significa anche comporre la giuria in modo tale che permetta di legare, di portare molto vicini questi giovani talenti alla realtà della vita musicale internazionale. Un Suk Kyi è una compositrice famosissima, ha fatto proprio la sua strada, ma non è solo compositrice, cura un progetto importante che sposa musica del repertorio tradizionale con quello del contemporaneo al South Bank Center a Londra, cura al Seoul Philharmonic proprio in Corea del Sud, a Seoul, tutta una stagione con l'orchestra filarmonica. Cioè anche lei ha un suo punto di vista sulla realtà musicale, del tutto differente. E avendo lì un Suk Kyi compositrice, un filmmaker come Bruno Mons-en-Géant, che ha vissuto assieme praticamente o quasi con Sviatoslav Richter, con Glenn Gould, li conosce proprio come da amici, o altre persone, significa mettere insieme delle competenze e gli sguardi sulla realtà musicale che permette forse poi anche al non premiato di avere un contatto, di avere un giudizio, di aprirsi una finestra. Una delle novità che non ci si aspetterebbe da un concorso così pieno di tradizione è la scelta di inserire tra i brani d'obbligo una composizione contemporanea. Io sono stato criticato moltissimo, soprattutto in questa edizione, per aver inserito questo brano. Le critiche arrivano soprattutto alle persone che non hanno neanche mai sentito nominare la compositrice Rebecca Saunders, che ti dà già un'idea del background di questo chi critica, perché Rebecca Saunders è una delle compositrici più importanti della scena contemporanea internazionale. Però a parte questo, uno può discutere la qualità del pezzo, la durata del pezzo, però se un concorso Busoni, che ha come padre praticamente il Ferruccio Busoni stesso, che lui stesso come compositore forse non era all'avanguardia, all'ultimo fronte da raggiungere in quei tempi lì, anni 10, anni 20 di Berlino di allora, del XX secolo, ma si era comunque sempre impegnato per far crescere il concetto musicale, crescere il concetto dell'avanguardia. Allora anche noi, secondo me, dobbiamo almeno avvicinare con un pezzo di una durata di 7, di 11 minuti il giovane pianista, la giovane pianista, a questo mondo, perché questo mondo non è solo interessante dal punto di vista dei contenuti, è interessante anche che riesce a aprire altre porte. Chi legge bene, noi abbiamo nel nostro pezzo contemporaneo abbiamo legato un premio speciale che è un debutto con l'ensemble moderne, che è uno degli ensemble più importanti della scena musicale contemporanea internazionale, più un debutto a Berlino nei Berliner Festspiele, altrettanto lì il Festival Märzmusik, significa nuovo lavoro. E già premiati nelle edizioni passate che hanno preso questo premio ci hanno ringraziato moltissimo, perché veramente si sono creati un secondo canale di lavoro. Perché contemporaneità significa anche lavoro, significa poter incontrare i compositori che oggi creano, che sono dentro la vita musicale, ed è un altro concetto di vivere la musica e la vita musicale. La giuria del Busoni si compone di diverse personalità di spicco della scena musicale, tra di esse una delle compositrici più importanti a livello internazionale, la coreana Eun Suk Kyi. It is very exciting because the Busoni competition is one of the world famous piano competitions. È molto eccitante perché il concorso Busoni è uno dei più importanti a livello mondiale. Conosco molti pianisti che sono miei amici, che hanno vinto il premio o che hanno partecipato a questa competizione. È molto eccitante essere una giurata. Io non sono una pianista, sono una compositrice. Mi sento molto onorata di essere stata invitata come membro della giuria. I'm a composer, so it is I feel really honored to be invited as a jury member. Interessante è la sua valutazione sull'importanza della musica contemporanea anche all'interno di concorsi di questo genere. Credo ci fossero diversi suggerimenti per i brani contemporanei. Purtroppo nessuno dei partecipanti ha scelto di eseguire il concerto contemporaneo. In futuro credo che ci saranno molti pianisti che vorranno suonare brani contemporanei. Ma valutare i pianisti che partecipano al Busoni non è compito facile.
È un lavoro molto difficile, molto problematico. Diciamo che noi siamo chiamati a dare un giudizio, in realtà è un'opinione, chi può giudicare? Ci sono talmente tante variabili nel cercare di valutare una persona che non si conosce, psicologiche, la preparazione, l'indole personale di un pianista che va più verso un repertorio piuttosto che un altro, quindi è veramente problematico l'impegno che siamo chiamati a fare qui. Diciamo che per regolamento non ci è consentito parlare dei candidati tra di noi. Poi parlando di musica si capisce gli orientamenti, no? Siamo diversi sicuramente e questo è un po' lo specchio forse del modo di intendere la musica oggi, cioè una pluralità di opinioni e di competenze che sicuramente è importante. Cioè, un premio Busoni deve essere anche visto sotto il profilo del promoter piuttosto che del critico musicale o del regista, nel caso di Bruno che abbiamo qui con noi. È vero anche che c'è all'interno di questa giuria una specificità nella presenza di pianisti puri, intesi come pianista concertista, studioso di musica e del pianoforte. Sono rimasto molto impressionato dal livello di preparazione, quindi non è sicuramente stata una scelta facile tra i 12 e mandarne 6 in finale. È stato, credo, la prova Mozart è sempre la più difficile, quindi ieri abbiamo sentito anche alcune difficoltà proprio perché questi concerti sono veramente ostici e forse anche una mancanza di esperienza perché per esempio questioni di balance con l'orchestra e quindi come suonare in modo che i fiati che sono dietro, che hanno molta potenza e che vanno molto in sala, come suonare per poi avere la possibilità di farsi sentire in sala. Ecco, questo ieri per esempio è stato un aspetto che ho trovato ancora mancante, ma queste sono proprio le opportunità che un concorso crea di cominciare a suonare per le prime volte con l'orchestra e poi niente, uno si fa le ossa e uno poi si fa il suo repertorio e questo credo sia una cosa bellissima, abbiamo cominciato tutti così. È un gruppo molto interessante di ragazzi, molto bravi, e il livello generale molto alto, mi piace moltissimo, sono molto contenta col livello generale, tanto di musica come per l'esecuzione pianistica, diciamo. Partecipare a un concorso di questo livello può essere per un giovane talento un'esperienza crudele oppure una sfida da vincere. Ma io direi di sì perché per due aspetti. Il primo aspetto è che lei in un determinato periodo dell'anno, in una determinata settimana, deve suonare 3 o 4 ore di repertorio e devono essere pronti al 100%. Questa è un fatto importante per imparare anche poi dopo quando si ha proprio una carriera così non ci sono scuse, cioè in quell'ora, in quel giorno, con quell'orchestra si suona quel concerto e questo è la scuola che fa imparare questo tipo di preparazione e d'altra parte credo che sia anche un buon modo per misurarsi. Io non so se userei la parola crudele, io userei piuttosto la parola sincero, nel senso che se una persona partecipa ad alcuni concorsi e vede che le cose non funzionano, forse è anche un'indicazione per questa persona dire cosa faccio, magari il lavoro che svolgo non è, o il metodo di studio che ho non è quello giusto, cosa posso imparare, cosa posso migliorare, ecco, queste sono cose sicuramente importanti perché il mondo della musica è vero che è basato molto su aspetti soggettivi, però è basato anche su un ampio archivio discografico che abbiamo, insomma abbiamo tantissime interpretazioni a disposizione, guardi su YouTube, guardi su Spotify, tutte queste cose qua ci danno la possibilità di ascoltare capolavori di diversi secoli con dei grandi interpreti e quindi credo che sia importante anche misurarsi con queste grandi personalità e migliorare sempre il proprio livello. Questa è una cosa fondamentale.
quello che io penso che è molto buono per ogni musicista di ascoltarsi a se stesso, in ogni caso, di farsi le proprie registrazioni, di ascoltare, di imparare quello, sentendo come è venuta questa musica che io faccio, sentendo si può imparare, si possono cambiare molte cose. Allora, quella parte che succede prima di un concorso, naturalmente, anche a casa, da quando cominci a fare un po' di repertorio e così, mi sembra molto importante. Però già entrare in un concorso internazionale di pianoforte, dove si sa che ci saranno i migliori giovani pianisti del mondo per un certo repertorio, per esempio, è una cosa molto forte, molto, molto difficile, penso, e può darsi che ci siano pianisti bravi che non ce la fanno per la tensione, è molto, molto tenso il momento di non sapere, hai suonato migliore di mai nella vita e forse non ce la fai entrare, e psicologicamente deve essere molto difficile per tanti, però per altri invece può darsi che sia una cosa speciale che li tira su. A vincere il premio Busoni quest'anno un giovane pianista italiano che sta studiando a Berlino, Rodolfo Leone, intervistato in questo caso da due giovani giornaliste, Carolina Barazza e Vincenza Caserta, con curiosità molto precise. Ieri sera nel concerto 488 di Mozart non sei sembrato per niente emozionato. Dici la verità, com'è questa esperienza di suonare al Busoni, e sei un po' teso, sei un po' preoccupato? Beh, in realtà, se devo dire la verità, ero molto emozionato ed ero molto teso. Ho cercato appunto di restare, se vogliamo, rilassato. E questo non è stato molto facile, devo dire, anche perché è stata per l'appunto la prima volta che ho suonato veramente con l'orchestra, è stata appunto un'esperienza molto bella, ma allo stesso tempo è stato molto difficile, diciamo, gestire le emozioni e riuscire allo stesso tempo appunto a contentare tutti, diciamo, il pubblico, la giuria, me stesso, l'orchestra, il direttore. Ci vuoi dire un po' le tue impressioni? Che differenze ci sono state tra presentarti davanti a un pubblico come solista o come solista con orchestra, quindi con un ruolo più impegnativo? Se vogliamo, il ruolo appunto del solista con l'orchestra è sì allo stesso tempo più impegnativo, perché se vogliamo c'è più responsabilità, ma allo stesso tempo può risultare più, diciamo, ci si può sentire più a proprio agio, perché c'è appunto un discorso di scambio e appunto di, che ne so, botta e risposta con l'orchestra, e quindi c'è un discorso, se vogliamo, più musicale, cioè l'attenzione non è più concentrata soltanto sul solista, e c'è un discorso di fare musica che è più ampio, e sicuramente, forse devo dire che forse per me è stato anche più emozionante che non suonare da solo, per l'appunto. Il premio Busoni è una realtà ben radicata sul territorio, con anche interazioni tra i partecipanti e le famiglie locali. Alcune famiglie hanno ospitato questi giovani talenti che vengono da tutto il mondo nelle proprie case, per cui questi ragazzi sono entrate nelle nostre case e hanno portato non solo appunto la loro passione, il loro entusiasmo, il loro impegno, ma hanno portato un po' di mondo all'interno delle case di Bolzano. Ma non solo, la cultura porta con sé una ricaduta anche sul turismo. La cultura non è solo cultura, ma è anche metodo. Cosa vuol dire questo? Convergere tutte le forze di una città su obiettivi comuni, e la cultura sicuramente offre una qualità migliore e un prodotto migliore anche ai nostri ospiti. Devo dire che ogni anno sempre di più registriamo una presenza maggiore di turisti nella nostra città per il nostro concorso,
E sono turisti che conoscono Bolzano attraverso il Busoni, ma sono anche, devo dire, tutti i ragazzi selezionati hanno portato con sé famiglie, amici, conoscenze, le loro scuole di provenienza, gli insegnanti. Per cui Bolzano, piano piano, da questo punto di vista, è cresciuta molto e i nostri alberghi sono pieni. Così, con la nota rivolta al turismo, abbiamo concluso la nostra escursione in Trentino Alto Adige. E adesso vediamo il motivo per cui siamo qui nella cantoria principale del Duomo di Capodistria assieme all'organo costruito da Gaetano Callido. Questo organo, che risale al 1700, ci introduce al prossimo servizio, che è il servizio in cui parleremo di Venezia, parleremo degli organi di Venezia, degli strumenti costruiti anche da Gaetano Callido. Ne parleremo con Andrea Marcon, ma incontreremo anche uno tra i più affascinanti musicisti della scena internazionale, Jordi Savall. Pur nella sua piccola estensione territoriale, Venezia è da sempre una metropoli culturale e musicale, uno snodo di scambi e interazioni feconde. Già da alcuni anni si trova ad ospitare un centro di musica barocca con un relativo festival che già nel suo titolo indica una derivazione straniera, ovvero la sua vocazione internazionale. A dirigere il centro, un giovane musicologo francese. È un'idea molto importante per il festival di aprire dei luoghi che non sono abituali per i concerti a Venezia e anche dei luoghi, penso soprattutto ai palazzi, che non sono sempre aperti a un pubblico e quindi il pubblico viene anche per scoprire un luogo. E quando abbiamo creato il festival 3 anni fa, perché il primo festival è stato in 2011, ho scritto un libro sui luoghi di musica di Venezia e quindi, come dire, utilizziamo questo studio per approfondire la questione dei luoghi, che è centrale perché sappiamo ad esempio che l'opera è nata a Venezia per il fatto di avere aperto una stanza di opera pagante e quindi viene dal luogo anche. Negli anni il festival ha richiamato l'attenzione dei media nazionali e internazionali e ha decisamente incrementato la presenza di pubblico. Questo è molto bello di vedere che infatti partiamo da zero, penso al primo festival 3 anni fa, e col tempo